Ragazzi, se volete avere un'emote esclusiva del cespuglio in regalo, passate a seguirmi su Instagram perché a 10 di voi che mi inizieranno a seguire dopo questo video, la manderò direttamente in DM. Riceverete un link che riscattando vi porterà in gioco. Fate così, andate tra le emoticon, ragazzi, e la trovate proprio qua, bella da inserire. Eccola qua, ricorda un po' SpongeBob, secondo me ha preso ispirazione un po' da SpongeBob. Molto molto simpatiche, soltanto noi creator, ragazzi, la abbiamo appunto da regalarvi. Ne ho 50 a disposizione e 10 ve le regalerò subito così. Altre le metterò in giveaway assieme a 20 pass diamante. Avete sentito bene? 20 pass diamante. Quindi, ragazzi, dovete solo passarmi a seguire su Instagram, link in descrizione. Adesso vi lascio al video. Ma poi, raga, benvenuti e bentrovati in questo nuovo video. Io sono Erbacce, oggi andrò a giocare il torneo globale che sta per scadere. Infatti, non sono qua per consigliarvi migliori deck. Magari per i prossimi tornei globali cercherò anche di consigliarvi migliori mazzi meta. Se è un contenuto che vi può interessare, fatemelo sapere. Ma come avrete letto dal titolo, quest'oggi andrò a provare un deck MK con il cespuglio. Cosa che non ho ancora fatto, nonostante il cespuglio sia uscito la scorsa stagione. E appunto lo andrò a fare in questo video. Sono attualmente a 15 vittorie e 0 sconfitte sull'account che state vedendo. Heavily Blacksmith, un nome particolare che vuol dire letteralmente fabbro maledetto, tipo una cosa del genere. E io sapete che ogni tanto me ne esco con questi nomi sui secondi account. E tra l'altro, sugli altri due account, quelli sopra sono entrambi miei, ho fatto 21 vittorie su entrambi. Non un gran risultato. Però appunto stavo provando un po' di mazzi. E provando mazzi, ragazzi, appunto. E provando dei deck, ecco che è uscito proprio fuori il mazzo che andremo ad utilizzare oggi. Ed eccolo qua. Con duchessa, sì, perché ho provato la duchessa, raga. Ho visto che alcuni player sono tornati ad utilizzare la duchessa, e quindi ho deciso di fare altrettanto, quantomeno per provarla. Quindi andremo a provare anche la duchessa oggi. Sarà interessante anche per questo, dopo tanto tempo, dopo un mese, nel senso, dopo dal nerf della duchessa, insomma. E col deck, ragazzi, e col deck vi faccio vedere un po' le partite che ho giocato, perché la cosa assurda, ragazzi, sono le corone che ho fatto in queste 15 partite. Guardate le corone che ho fatto, raga. 15 vittorie, 82 corone, perché adesso conta anche quelle che difendi, altrimenti sarebbe contro la matematica fare così tante corone in 15 partite se il massimo sono 3 corone che puoi fare, quindi 45 ma in 15 partite sarebbe stato il massimo, ma appunto conta anche quelle che difendi. Però andiamo a vedere appunto i risultati di queste 15 partite, raga. 3-0, 3-0, 1-0, 3-1, 3-0, 3-0, 2-1, 3-0, 3-0, 2-0, 3-0, 3-0, 3-0, 2-0, 2-0, basta. Queste 15, raga. Cioè, tantissimi 3-0, tantissimi 2-0, tantissime corone in generale. Quindi, boh, penso sia un buon deck, raga. Ora non vorrei adesso che registro che il mazzo diventa una merda. Oppure che era buono semplicemente perché stavo giocando contro player non abilissimi, essendo le prime 15 partite, appunto. Comunque, intanto siamo 15-0, che è un ottimo risultato, per quanto sia momentaneo. E allora continuiamo, raga, e vediamo un po' se effettivamente questo deck possa essere buono oppure no. Allora, Frezza Top 1000 si chiama lui. Potrebbe essere italiano, raga, uno che si chiama Frezza. Cioè, Frezza mi sembra una parola italiana, cioè, bene o male. Perché non è Freeze, che a quel punto sarebbe stata la gelo in inglese, ma è Frezza, quindi non lo so, raga, non lo so. Scopriamolo. L'unica cosa che mi preoccupa subito è che lui potrebbe avere Mastino, raga. No, ok, non è Mastino. Non è Mastino, raga, non è Mastino. Ha invece, dovrebbe avere invece il Mortar Bait. Ed ecco, ragazzi, che sta girando tantissimo. Infatti vi ci farò un video pure io con questo mazzo. Andiamo con un Miner. Pensavo che il cespuglio non se ne andasse sul mortaio, ma lo ha fatto alto dall'altra lane. Quindi, nonostante fosse dall'altra lane, ha deviato comunque appunto perché era alto. Questo Miner, ok. No, forse non c'era neanche bisogno di fare gli arcieri. Ma la duchessa, raga, sapete che forse è ottima in questa partita. È tutto un forse per il momento. Però, sì, penso che sia buona la duchessa in questa partita. Penso che sia veramente buona. La carta che ci darà più fastidio delle sue carte sarà Nidra Chitossa, secondo me. Farà ok, bomber di nuovo. E andiamo con un cespuglio dall'altra lane. Potrebbe arrivare il suo mortaio. Potrebbe arrivare il suo mortaio. Esattamente. Se lo avesse fatto alto, ci avrebbe dato più fastidio. Quindi bene che l'ho fatto basso. E allora andiamo con un altro Miner. Lui va di nuovo di gank. Dopo che ha fatto anche quei. Dopo che ha fatto anche il rescheletro. Quindi
Bene così qua. Potremmo anche fare degli arcieri evoluti dietro perché lui andrà a fare i draghi d'ossa. Perfetto, raga. Lui ha le frecce, ma prima che le tiri, comunque, secondo me gli arcieri riescono a far fuori un po' tutto là. Esattamente. Quindi riusciamo a far jumpare le MK a torre e a fare i primi danni di questa partita. Buono così, anche perché stiamo per entrare nel per 2, quindi entrarci con un po' di danni direi che può esserci d'aiuto. Andiamo con una gank e cerchiamo di fare un Miner Predic per il bombarolo, che tra l'altro dovrebbe essere evoluto, e infatti lo è. Ok, bei danni raga, occhio perché sono andato molto aggressivo anche con le frecce, eh. Tantissimi danni però. Tantissimi danni. Qua andiamo con un MK senza pensarci due volte. Perfetto. Andiamo con dei pipistrelli dietro. Prepariamo un cespuglio. Voglio fare una gank al centro per distrarre. Sto aspettando a fare gli arcieri perché non vorrei dargli una value facile facile di frecce. Quindi qua mi sto concentrando sul distrarre. Ok, dovrei ancora essere riuscito a distrarre il mortaio. Posso fare i pipistrelli dietro ai draghi d'ossa. Qui dovrebbe aver portato a casa un'ottima difesa. Vado anche con un miner, raga, perché non ha niente per i pipistrelli. Non ha le frecce in cycle, non ha i draghi d'ossa in cycle. Quindi questi pipistrelli evoluti sono ottimi. Sono ottimi da sfruttare. Noi abbiamo la duchessa, quindi là i goblin possiamo tranquillamente ignorarli. Qua la duchessa devo dire che ci sta dando una grossa mano, eh. Torniamo a splittare i nostri arcieri. Possiamo fare anche un Pritz dal fondo. Quello connetterà a torre. No, connette sull'arciere, quindi in realtà prende torre, ma solo per un momento. No, ha connesso proprio a torre invece. Purtroppo ha connesso proprio a torre. Quindi dobbiamo cercare di togliere il mortaio il prima possibile. Comunque abbiamo fatto nel frattempo anche degli ottimi danni, eh. Quindi bene o male ci può andare bene. Lui è costretto ad un miner difensivo. Andiamo con un cespuglio. Attenzione là al bombarolo, che non avevo calcolato il cycle del bomber, devo essere sincero. Hit a torre clamorosa, però adesso andiamo a vincere la partita, raga. Adesso andiamo a vincere la partita, non può più difendere in nessun modo. Quella hit del mortaio era stata veramente inaspettata. Però andiamo a vincere il game. Potevo essere un pochettino più pulito, un pochettino più attento difensivamente. Però l'importante è vincere il game. Anche perché, ragazzi, l'ultima partita l'avevo fatta 9 ore fa. Quindi dovevo un attimino riscaldare la mano. Siamo 16 vittorie e 0 sconfitte. Quindi proviamo ad arrivare a 20 vittorie. Proviamo ad arrivare a 20 vittorie in questo video. Allora. Mad in Sky, raga, anche lui con la duchessa. Io ve lo dicevo che la duchessa la stanno un pochettino riutilizzando. Goblin Lancieri potrebbe essere anche lui un Mortar Bait. Che in Clash Royale League, raga, c'è appena stato appunto l'ultimo qualifier della Clash Royale League, sul quale uscirà anche un video, ragazzi. Dovrebbe essere, se non il prossimo video, quello dopo. Anche perché ho fatto un gran mese, come alcuni di voi sapranno. E appunto il Mortar Bait è stato strautilizzato. Questo non ha chiaramente un Mortar Bait adesso che ha messo scheletro gigante e drago. Sono molto confuso in realtà sul mazzo che ha, raga. Sono molto molto confuso. Miner in tempo? No, mi sa che ha preso il Prince. No, purtroppo ho preso il Prince, peccato. Comunque andiamo anche con una gang. Ah, avrà sicuramente delle frecce. Ha fatto il bomber, buono. Ok, perché i lancieri là possono dargli fastidio. Va bene così. Andiamo subito con un cespuglio. Io il drago l'ho ignorato chiaramente perché volevo sfruttare il vantaggio dell'Izir. E alla fine ci è andata bene perché abbiamo fatto più danni noi. Occhio perché potremmo pensare di fare subito un Prince appena. Vediamo un po' come difende. Raga, sì, non è l'Izir. Io qua gli faccio un Prince. E andiamo con gli arcieri al centro per il mini P.E.K.K.A. Dovrà fare uno scheletro gigante molto in ritardo. Forse non riesce neanche a farlo. Ah, fai barbari, ok. Quindi adesso che non è l'Izir andiamo con i pipistrelli perché non riesce a fare il drago e non ha la zap in cycle. Quindi devo andare con i Goblin Lancieri. Possiamo fare una gank qua. Oddio, con la duchessa qua in realtà ci complica le cose la duchessa. Sarebbe stato forse meglio fare delle frecce, eh. A causa della nostra torre forse avrei dovuto fare le frecce. Qui la duchessa, regà, non ottimale, eh. Sì, avrei dovuto fare delle frecce per togliere quei lancieri. Però comunque rimaniamo in vantaggio, eh. Sia sulla lane di destra che sulla lane di sinistra. Quindi non è manco malissimo, devo dire. Vabbè, qua raga non ho capito questo scheletrone al ponte, non me l'aspettavo. Però direi che non c'è bisogno di fare le MK. Quindi andiamo tranquilli con un miner difensivo. Ok, cosa fa qua? Fa il mini P.E.K.K.A. difensivo sul. E anche i barbari, raga. Mizzica, qua veramente ci è andato cattivissimo lui, con tutto proprio. Quindi possiamo fare così.
Qua, raga, possiamo assolutamente provare un predict di Bombarolo perché lui ha poche lesie. Quindi possiamo provare un predict di Bomber col Miner. Distrae al centro, ok. Dobbiamo assolutamente assicurarci la torre, raga. Andiamo anche con un cespuglio. Andiamo di nuovo anche con altri arcieri, ma la torre là l'abbiamo fatta, raga. Non può difendere in nessun modo perché era sotto l'Elisir. In più abbiamo fatto anche degli ottimi danni sempre sulla lane di sinistra. E in più lui deve fare ancora la torre di destra. Quindi possiamo anche preparare un predict sul domatore, che non arriva. Ma arriverà adesso. Se gli faccio un MK, raga, in realtà riesco anche a difendere. Quindi direi che possiamo andare a difendere e a vincere questa 17ª partita. Deck molto particolare il suo, eh? Comunque siamo a delle buone vittorie. E infatti prima abbiamo trovato uno dei mazzi più meta del momento. E quindi sì, però ci sta comunque beccare questi deck strani anche a delle buone vittorie. Madonna, molto strano devo dire. Per curiosità voglio controllare il profilo dell'avversario. Non penso che abbia un record chissà quanto buono. Infatti non ha neanche 2000 medaglie. Penso che il bro fosse al suo picco di vittorie mai raggiunte. Allora, mi dispiace avergli probabilmente interrotto la corsa. Però potrebbe avere una carriera. Potrebbe avere una carriera con scheletro gigante, barbari, mini pekka, bombarolo, drago, zappa, goblin lancieri. Mi piace. Lui giapponese, ragazzi. Lui giapponese. Ok, potrebbe. Non ho visto se aveva dei risultati, dei piazzamenti, appunto, torneo globale oppure ladder nel banner. Non ci ho fatto caso. Però comunque potrebbe essere uno bravo questo. Direi che mi sembra di averlo già visto, ma raga, non so distinguere onestamente un nome giapponese da un altro. Quindi direi una roba a caso in realtà. Ma non è male perché lui ha fatto anche la tronco, quindi qui potrebbe essere buona la situa. Deve fare una terremoto difensiva, andiamo anche con i pipistrelli qua, raga. Questa è un'ottima situazione perché lui è andato molto aggressivo subito, eh. Infatti qua ottimi danni. Lui ha domatore che non è neanche una partita semplicissima, quindi iniziare così bene direi alla grande. Andiamo con un cespuglio che tanto là mi sa che quello non c'è manco bisogno di difenderlo. Ecco, la duchessa che si scarica invece. Degli arcieri per sicurezza li faccio. Ok, Bomb Tower e non Tesla evoluta. Quindi penso che abbia scheletrini e pirotecnica come evoluzioni, giusto? Penso proprio di sì. Ok, andiamo con un Miner qua. Forse ha già ciclato gli scheletrini evoluti. Però di predictare con le frecce. Sì, esatto, però. Le frecce me le tengo, raga. Le frecce me le tengo. Se va con un domatore abbiamo l'MK. Ok. Andiamo qua di MK, l'ho fatto in maniera tale che gli scheletrini si avvicinassero così che perfetto, alla grande. Lui ha messo anche una terremoto che non è stata affatto ottimale. Qua andiamo sia con pipistrelli che con arcieri evoluti. Quel Mighty Miner potrebbe essere sciolto prima che ci faccia fuori l'MK. Sì, anche perché lui ha fatto l'abilità, abilità pessima secondo me tra l'altro. E non può difendere in nessun modo, infatti non ho capito cosa volesse provare a fare. E io direi che potrebbe anche quittare la partita il nostro caro amico giapponese. E andiamo, ragazzi. E andiamo con le tre corone. E andiamo con le tre corone anche a 17 vittorie. Io non vorrei dire, ma questo mazzo sembra girare bene, eh? Poi, in questo caso, l'avversario ha fatto molti errori. Però, comunque, il deck è sicuramente fastidioso da trovare contro, no? Molto bait con gli arcieri evoluti, con i pipistrelli, con la gang, con il cespuglio stesso. Cespuglio al posto degli spaccamuro, raga, come avrete notato. Infatti non ha gli spaccamuro, non è un MK Wallbreaker. La base è quella, ma non ha gli spaccamuro. Vediamo il record appunto di questo tipo, se era bravino, no? 2000 medaglie direi abbastanza standard. Non player fortissimi. Però bene così perché noi continuiamo la nostra corsa flawless per il momento. Grossa cufata. Ok, andiamo con un Miner subito. Altro player giapponese, mi sembra. Con Pekka. Pekka potrebbe essere sicuramente una partita più complicata rispetto a quelle giocate fino ad ora. Quindi vediamo un po' anche perché si utilizza col mago. Andiamo subito con un cespuglio. Io non so se la duchessa sia la miglior torre. Magari se giocasse un'altra torre sarebbe meglio. Non lo so questo, raga. Qua vado molto aggressivo perché non ha né Zap e né Spirito Elettrico. Quindi voglio andare molto aggressivo col Prince. Qui vado, mi limito a fare un Miner, raga. E poi ci andrà a difendere anche il Fantasma. Purtroppo quella duchessa scarica, però.
Però non dovrebbe essere un problema, eh. Qua possiamo fare gli arcieri, che va a difendere sia a sinistra che a destra. Quel prince, raga, è stato un ottimo prince. Appunto, ho fatto prince pipistrelli sfruttando che lui in primis dovesse difendere già a sinistra. Quindi sapevo che avrebbe dovuto spendere delle esili a sinistra. E sul cespuglio. E poi, appunto, ho sfruttato che non avesse né lo spirito elettrico né la zappa. Dovrebbe avere anche il mago, eh. Raga, comunque, difendere farò molta fatica. Quindi, questo è sicuramente un buon inizio, ma soltanto un inizio, appunto. Ok. Provo a provare un prince dal fondo. Vado con un Mayr, perché purtroppo non sarei riuscito a fare l'MK, quindi il suo mago mi avrebbe splashato tutto a torre. Però qua possiamo fare una gank per la... Ah, lui giustamente la bandita l'ha fatta in basso a sinistra, perché magari si aspettava che facessi qualcosa al centro, quindi è stato furbo. Però il Prince gli carica a torre. Bene così. Cespuglio lo facciamo direttamente al corner, così arriva prima, e gli dovrà fare un fantasma. Esattamente. L'ha fatto leggero? Oh, raga, attenzione che l'ha fatto troppo tardi. Troppo presto, scusate. L'ha fatto decisamente troppo presto. L'ha fatto decisamente troppo presto. Ed è capitata anche un'interazione abbastanza simpatica. Allora, raga, io non posso difendere. Se io provo a difendere con tutto sulla lane di sinistra, non riesco a difendere. Quindi dobbiamo provare un attimino a mettere pressure, raga. È la miglior cosa. Fidatevi, perché difendere ci sarebbe impossibile. Invece così siamo anche riusciti a difendere momentaneamente. Momentaneamente siamo anche riusciti a difendere. Possiamo fare un prince su quel mago. Facciamo un miner, così che comunque lui debba sempre difendere. Addirittura ha fatto un pekka, raga. Quindi noi possiamo concentrarci sulla lane di sinistra adesso, eh. Perché tanto quel pekka dall'altra lane non fa in tempo ad arrivare. Non ha neanche zap in cycle, l'ha fatta tipo una carta fa. Quindi ottimo così. E qui, raga, ci basta fare un MK sulla Ram Rider. E dovrebbe essere andata. Perfetto, raga. Veramente questa partita perfetta, eh. È veramente perfetta. Se avessi provato a difendere, ripeto, questa è una cosa importante, raga, per la situazione che era. Aver messo quel Prince MK sulla centrale è stata la chiave. Avessi provato a difendere, non ci sarei riuscito. Invece così, mettendogli pressure, non gli ho appunto permesso di mettere tutto l'elisir in attacco, e sono riuscito anche a difendere. 19-0, raga. 19-0, 100 corone. Cioè, incredibile. Io spero di... A sto punto veramente spero di non inciampare all'ultimo game, che ci porterebbe 20-0 con questo MK cespuglio. Cavolo, 19-0, 100 corone. Potrei terminare il video così, però che fai? Termini il video a una partita dalle 20 vittorie. No, 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 no. Non si può. Dobbiamo arrivarci, e dobbiamo arrivarci contro Kiko Star. Ho visto che Kiko Star c'aveva l'emblemi delle CRL, delle sfide 20 vittorie. Allora, sempre Mayr, per capire un po' che mazzo ha. Ice Wiz, che è stato buffato. Ice Wiz che è stato buffato. Potrebbe essere il deck, raga, più famoso con Ice Wiz, più utilizzato, è lo Splashard. E non è Splashard, lo dobbiamo già escludere, raga. Lo dobbiamo già escludere dall'equazione perché ha la Tesla. Quindi io penso piuttosto a un Arco X, raga. Penso in maniera anche abbastanza spaventata. Cioè, preoccupata all'arco X. Qui, raga, vado a ciclare delle frecce. Comunque, non ha arco X con le Wiz. Sono abbastanza confuso al momento, raga, vi dico la verità. Vediamo un attimino. Tesla, Cavaliere, Wiz e Stregone di Ghiaccio. Tornado. Forse ha una cimitero davvero, raga. Forse sapete che ha una cimitero davvero. Sicuramente in caso dovesse essere... Una cimitero più strana di quella a cui siamo abituati. Sì, raga, un deck cimitero secondo me. Qua vado con un MK al ponte, raga. Lui è veramente a corto di Elisir. No, non è morto il bocciatore. Si porta tutto sulle Swiz adesso. Ok, buono. Non è Elisir per togliere i pipistrelli, eh. Quei pipistrelli potrebbero cucinare molto bene. Sono molto confuso, raga, eh. Però adesso mi concentro su quei pipistrelli che hanno fatto veramente degli ottimi danni. Veramente degli ottimi danni, raga. Bene così. Sono molto confuso dal suo mazzo. Assolutamente. Qua vado con un prince perché lui ha poca roba. Ha solo al cavaliere, raga. Ma deve difendere anche gli arcieri dietro. Ed è per questo che andiamo a fare anche un Mayr. Mayr che forse distrae dai Swiz, eh? Perfetto, raga. Un arciere a torre. Dovrà fare una tornado, raga. Dovrà fare anche una tornado. Quindi andiamo subito con una gang. Ma non la fa neanche perché oramai la torre l'ha presa. Quindi
Quindi dobbiamo solo difendere. Dobbiamo solo difendere. Dobbiamo solo difendere e ci portiamo a casa questo 20-0. Chiaramente però dobbiamo sempre mettere un po' di pressure, quindi c'è Spuglio dall'altra lane. Io sono sempre più confuso intanto da quello che sto vedendo e non so più neanche che win condition aspettarmi da parte di Kilostar. Però una cosa è poco ma sicura, là un MK lo faccio. Un Miner sulla Swizz anche, lo andiamo a fare. Le frecce per danneggiare un po' il tutto, anche perché mi sembra che, cavolo, ok, no, adesso siamo riusciti a togliere un po' di roba. Per un attimo sembrava che fosse rimasto tutto in vita. E raga, direi che a questo punto possiamo permetterci anche di provare un ultimo Prince in attacco, che sia mai che lui ci lasciava la seconda torre, che tanto oramai il game l'aveva decisamente perso senza praticamente toccarci torre. Però niente, l'orgoglio dei player di Clash Royale, ragazzi, è una cosa che deve essere studiata veramente. Beh, direi vittoria, facile facile, 20-0, MK Cespuglio. Bene, non ho trovato player fortissimi, devo essere sincero, però il deck gira bene, raga. Il deck mi sembra abbastanza evidente che giri bene. Non ho usato questo mazzo sugli altri due account in cui ho fatto 21 vittorie, eh. Quindi 20-0, 104 corone, 104, perfetto per concludere il video. E ragazzi, io vi invito soltanto... Ah, lui non aveva win condition. Ma come cavolo è arrivato a 20 vittorie sto tizio? Giocando senza win condition. Cioè, questo per vincere le partite, cos'è che faceva? Fireball Cycle a torre? Ma sapete che vi dico? Io vi faccio un'altra partita. Io tiro fuori le palle, regà. E rischio di compromettere il mio 20-0. Perché non ci sto a concludere il video contro un tizio che giocava senza win condition, regà. Forse qua potrei eccedere di. Non lo so, potrei eccedere di convinzione potrei eccedere. No, ragazzi, mi sono beccato, se mi sono trovato 2.6. No, no, 2.6 no, ti prego. Ok, comunque qualche mazzo che sicuramente mi farà impazzire. Qualche mazzo che mi farà bestemmiare. Infatti è un bait stra cycle il suo. Sapete che la duchessa potrebbe essere ottima in questa partita, però? La duchessa potrebbe essere molto buona. Ok, buono qua, eh. Quel miner ha avuto comunque una buona value. Se lui mi fa la tronco qua, raga, vado subito con una gang, eh. Buono. Andiamo subito con una gang. Tanto là posso ignorare che c'ho la duessa, che quindi non ci può prendere. No, come anche Snowball, raga. Tronco Snowball. Madonna. Che diavolo di mazzo ha questo tizio? Che diavolo... Tra l'altro gli mancano ancora, penso, due carte. Non ha messo nessun tank, non ha messo un cavaliere, un Mighty Miner. Comunque penso che abbia una di queste due cose. Fatto sta che ha appena utilizzato la Snowball. Quindi, però, anche la. Ah, l'Ice Golem, raga, l'Ice Golem. Quindi, in realtà, il tank dovrebbe essere l'Ice Golem. Per assurdo. Che, raga, la ignoro. Può sembrare assurdo, ma la ignoro. Vado con un MK dal fondo, che siamo un po' sopra dell'Elisir. Ok, anche perché lui ha fatto gli arcieri evoluti, quindi non avremo... scusate, gli scheletrini evoluti, quindi non avremo il problema degli scheletrini evoluti appunto adesso. Possiamo andare così, possiamo andare così, e con gli arcieri qua. Ottimo, raga, ottimo qua, eh. Ottimo qua, ragazzi, ottimo. Lo abbiamo cucinato. Lasciate cucinare il bacio, raga. Lasciate cucinare il bacio, ve l'ho detto che ignorare quel barile goblin sarebbe stata... Sarebbe stato l'inizio della fine, della sua fine e del nostro inizio. Cazzo ho detto, vabbè. Ragazzi, adesso sì. Oddio, particolare anche questo di deck, eh? Devo dire particolare anche questo di mazzo, considerando che ha 20 vittorie. Madonna, molto particolare. A 20 vittorie questo utilizzava un deck. Quanto cycle? Copiamolo un attimo per capire. What the fuck? Comunque, chiudiamo con tre corone, anche perché lui, raga, non aveva difese e cioè, era praticamente impossibile per lui vincere sta partita. Però abbiamo vinto comunque due partite decisamente più complicate. Questa contro Pekka, specialmente la prima contro il Bait, che non era affatto facile. E anche questo con Barbari, Pekka, Scheletro Gigante, Drago Zap. Di base, raga, era counter, cioè di base sarebbe dovuta essere una partita difficilissima. Poi non era proprio Mohamed Light lui. Comunque, raga, il deck è questo, spero vi sia piaciuto. 21-0,
Se vi va, provate, fatemi sapere come vi ci trovate. Io, raga, in cambio vi chiedo soltanto un'iscrizione per altri video di questo tipo. Ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!